Buongiorno, oggi prepariamo il dado vegetale col sistema Magic Cooker. Sto utilizzando la casseruola 24 cm con il coperchio 27. Vado a mettere dentro la casseruola un trito di verdure. Qui ci sono tre carote, e due gambi di sedano, ci sono due cipolle, un mazzo di basilico e di prezzemolo, e qualche foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Volendo si possono mettere anche due o tre pomodori, ma non essendo la stagione ho preferito lasciare. Adesso aggiungiamo due cucchiai d'olio. Uno e due cucchiai. Aggiungiamo anche 240 grammi, ho messo, di sale grosso, e circa un terzo delle verdure. Devono corrispondere, diciamo, il sale deve corrispondere a un terzo delle verdure che noi andiamo a mettere. Vado a mescolare. Ok, e adesso chiudo col Magic Cooker e accendo 5 minuti di fiamma alta. Sono trascorsi 5 minuti, adesso abbasso la fiamma, do una mescolata. E lasciamo cuocere per circa 30 minuti a fiamma bassa. Sono trascorsi 30 minuti di fiamma bassa, quindi adesso spegniamo, lasciamo ancora 5 minuti spento per fare calmare i vapori. Sono trascorsi altri 5 minuti di fiamma spenta, quindi adesso scopro, do una mescolata e vado a frullare con un frullatore a immersione per passare completamente le verdure. Dopo aver passato completamente le verdure, allora possiamo andare a metterle praticamente in un porta cubetti, diciamo, per formare i cubetti di ghiaccio. Potremmo mettere un po' di questo, diciamo, passato di verdure, oppure direttamente in un barattolo di vetro, così da si ripone. Questo qui si può mettere in congelatore e prendere all'occorrenza un cubetto per circa mezzo litro di brodo, oppure nel barattolo di vetro e mettere direttamente il quantitativo necessario che dobbiamo utilizzare. Questo può rimanere in frigorifero, dura circa 3 mesi. Questo è il barattolo finale del mio dado di verdure.